Allora, buongiorno, buona vigilia di Pasqua. Sto guardando questi capelli che sono veramente allucinanti. Vi auguro a tutti, bah, forse magari faccio un video di Pasqua, ma non sui fumetti, parlerò di altre cose sulla Pasqua. Parlo anche dell'uova di Pasqua, che è un argomento interessante, sembra. Ma noi che leggiamo Sherlock Holmes ci chiediamo il perché delle cose, perché leggere i gialli ha questo scopo, anche chiedersi il perché delle cose. E quindi sarà un video poco seguito, ma sì, siamo arrivati a qua. Io sono arrivato a 400 followers, quindi vabbè, mi sembra una cifra spropositata per quello che faccio su questo canale. Cioè, nel senso, con i miei effetti speciali, ogni tanto la voce parte e va via, però veramente non ho mai inseguito non dico il successo del 400 followers, perché c'è gente che ce l'ha boh, 10.000, 20.000, 1.000, insomma. Io non è che sto inseguendo, però quindi è ovvio che per me è già una cifra spropositata, quindi ringrazio quei 400 che si seguono, non si sa bene quale motivo queste mie discussioni. Fatti questi video che sono fatti veramente in maniera, non dico artigianale, di più che artigianale, straartigianale, perché c'è chi ci mette la cosina, io ci metto giusto la copertina del fumetto. E basta, questo è il mio massimo effetto speciale. E poi l'unico effetto speciale sui miei capelli. Questo è l'unico effetto. Quindi vi auguro buona vigilia di Pasqua. Firenze è completamente deserta, che fa un'impressione veramente terrificante. Cioè, è inquietante vedere Firenze deserta a Pasqua. Diciamo, un paesino piccolo è sempre, cioè, però Firenze, che era piena di turisti così, vedere Piazza Duomo con i soli due militari che stanno lì e deserta, dà un effetto veramente boh. Ghost Town, e poi sono chiuso in casa 2 giorni perché Pasqua con i tuoi. Io in teoria potrei andare a Londra, ma non posso andare a Cetona. Questo è. Ah, poi è geniale perché Firenze, tu, cioè, impedendo l'arrivo dei turisti, tu Firenze la strangoli. Cioè, Firenze vive di turisti. Se tu impedisci ai turisti di venire a Firenze, tu basta, la uccidi, insomma. Del resto il sindaco Nardella ha detto: ma come io posso andare a Fiesole? Che io non sono mai stato un sostenitore di Nardella, ma stavolta ha ragione il sindaco, cioè io non posso andare a Fiesole e posso andare a Londra, ma stavolta. Parliamo di Dylan Dog, non andremo neanche a Fiesole, vabbè, non che io ci tenga, più di tanto andare a Fiesole, non conosco nessuno a Fiesole. Ci abitava D'Annunzio, la Capponcina, ma è andato via da un pezzo. Agnolo Poliziano abitava a Fiesole, che era quasi mio compatriota, ma lui è morto da un pezzo, quindi non ho parenti. E veniamo a parlare di Dylan Dog, che è ancora a 3,90 euro, perché l'ho comprato il 30 marzo, credo, il 31 marzo è uscito, mi sembra, e quindi è ancora nella fase precedente. E però a questo punto si pone un problema, perché Sam Esther continua a costare 3,50 euro, quindi già costava meno di questo. Dal mese prossimo, se Dylan Dog mi costa 4,40 euro, lo stacco tra Sam Esterne e Dylan Dog è di quasi 1,90 euro. Secondo me questa non è una buona politica, perché Dylan Dog, secondo me, è un fumetto che vende abbastanza bene, quindi è un po' azzoppare il cavallo che corre bene. Cioè, è ovvio che la Bonelli aumenta tutti i prezzi, se no, ma questo non è neanche giusto. Cioè, se ci sono dei fumetti che vendono meno, allora lì va aumentato il prezzo, perché dice il lettore, che tanto comunque è tignoso, se lo comprerà comunque. Il lettore, cioè, mette fumetti che vendono e comunque, secondo me, ammortizzano ampiamente le spese, e secondo me vanno tenute al prezzo, cioè vanno anche diversificati i prezzi. Va detto, questo fumetto non faccio nome, vende meno, e quindi aumentiamo il prezzo. Questo momento vende bene e quindi lo teniamo così, secondo me, però questo è il mio parere, perché ho l'impressione che Dylan Dog e Tex facciano un po' i cavalli da tiro della Bonelli e servono un po' anche a ammortizzare perdite da altre parti, ho il vago sospetto, è un po' come gli Uffizi, no? Gli Uffizi è un museo nazionale, ma gran parte degli incassi che vanno agli Uffizi non servono per gli Uffizi, servono per mandare avanti musei, che ne so, come il museo del Cascio Cavallo, del Cascio Pecorino, se esiste in provincia di Siena, ci sarà un museo e questo ci vanno 2 persone all'anno, però tieni aperto il museo, tieni aperte le persone, quindi ci vuole dei soldi. Quindi secondo me questa cosa non.
Io poi faccio questa proposta dal lettore di Van Gogh e di Zago. Se Zago lamentava fino a 4 e 4, ma intanto che lascia. Questa è una proposta biecamente fantoziana per me. Vabbè, no, io lo comprerò anche a 4,40 euro. Però, insomma, quando vai a comprarli, di solito poi lo compri insieme, no? Li compri tutti i mesi insieme. E vedi qui, 3, già 3,90 euro, diciamo, perché ci sono 4,40 centesimi in più. E poi quando vedrà, comincia come quando c'è la pubblicità dei detersivi, no? Questo fustino costa, perché? Comunque, io continuerò a comprarlo. Dylan Dog, questo è un Dylan Dog che secondo me è un Dylan Dog classico. Kavenago, copertina di Kavenago classica, che è più classica, non si può. Preferivo quella del mese scorso, ma comunque preferisco questa a quella che ci sarà il mese prossimo. Non vi spoilerò nulla, tanto. Il detenuto, perché qui questa copertina non mi dice niente con questa cosa. La Maya Azteca, che c'è? Dei mosaici, ah no, Gobbo, Notre Dame dietro, non mi dice niente, questa copertina a parte, certo, di Landau, quel personaggio, come non mi dice niente granché quella di, preferisco le copertine così, nel senso, io sono lettore degli anni 80, voglio che di Landau, una copertina così, no, una copertina con quel verde dietro non mi dice niente, ovviamente lo comprerò, ma sì, senza entusiasmo per la copertina. Perché la copertina comunque deve presentare un po' la storia, se no è quello che serve. Qui vediamo il Dylan Dog, il detenuto con una pistola in mano, non so, sparerà il detenuto o qualcosa di simile, non lo sappiamo. Allora veniamo a noi, facciamo, vabbè, qui c'è la prefazione di Recchioni, i disegni sono di Kella, Andrea Kella, e il testo è di Contu, Contu che io non conosco. Non conosco nessuno dei due. Comunque Kella ha uno stile molto stenografico, molto, cioè molto classico, nel senso che ha letto Dylan Dog. È uno stile che ci sta in Dylan Dog, molto, molto bianco e nero, molto, le figure sono molto accennate, molto spesso, tipo sketch block notes, no? Se vedete, questo qui non c'ha quasi il volto, ma molto spesso sono fatte così. Con uno stile molto, vedete, no? Molto moderno, molto veloce, direi futurista, ecco. Oh, con molti usi del bianco e nero, insomma, uno stile molto accennato, cioè i disegni, i volti sono molto spesso accennati, schizzati, cioè schizzati come se fosse. A volte però nei chiariscuri sono più approfonditi. Questo è il tipo di disegno di Kella. Non mi fa impazzire, ma non mi dispiace. Ecco, di un Dylan Dog ci può stare. Ecco, voglio dire, un disegno, cioè, questo è un classico disegno da Dylan Dog. Chi ha letto centinaia di Dylan Dog sa, è il classico stile che in un fumetto di Dylan Dog ci può stare, magari in un fumetto di Tex Willer un po' meno, eccetera, eccetera. Diceva appunto, vedete, sulle figure sembrano molto spesso degli schizzi, no? Come se fossero degli schizzi su un taccuino, insomma. Questo dà un po' l'idea. Però voglio dire, non è che mi è dispiaciuto il disegno, nel senso. La storia di Contu, credo che sia una donna, una ragazza, insomma. La storia di Gabriella Contu, che non conosco. Sì, cita Recchioni, cita Il Signore delle Mosche, perché sì, è una storia. Voglio dire, non è una storia che passerà gli annali di Dylan Dog per la più bella del, però è una storia veramente classica di Dylan Dog, di quelle che leggi, che chi compra Dylan Dog si aspetta di trovare in Dylan Dog. Quindi anche le polemiche su Dylan Dog, vabbè, uno può non piacergli, però questo è il classico di Dylan Dog anni 80. Cioè, proprio lasciamo perdere tutto quello che è successo, la meteora e tutto, ma questo è un Dylan Dog anni 80, cioè uno che avesse interrotto Dylan Dog nel 97 e se lo riprendesse questo Dylan Dog oggi, che siamo nel 2021, non avrebbe nessun problema a capire questo Dylan Dog. Cioè, faccio notare, caso strano, che in questo Dylan Dog non appare Groucho. Non appare Groucho, mi sembra, neanche in una vignetta. Groucho qui è stato eliminato, spero non definitivamente, ma diciamo la parte, diciamo, più strana di questo fumetto è che non c'è Groucho, cioè Dylan Dog. Tra l'altro mi sembra che l'ispettore Block parli di pensione, ma non era già andato in pensione.
cioè proprio il fumetto anni 80, c'è anche l'ispettore ora, non so se è ispettore capo, nel senso, però il classico rapporto con Block che dice mi sto giocando la pensione, eccetera, eccetera. Ma poi c'è la gente, c'è questa storia, la pensione di Block è un tormentone, ovviamente. La storia di che parla questa storia? Beh, è la storia di un gruppo di ragazzi che vivono allo stato selvaggio, come i miei capelli, insomma, sauvage, l'enfant sauvage. Ecco, potremmo citare vari film, uno l'enfant sauvage di Truffaut, insomma, vivono nei parchi di Londra e derubano i passanti, e, ovviamente, e vivono in una sorta di il Signore delle Mosche, un po' ha citato giustamente Recchioni, insomma, vivono una sorta di comunità alternativa alla società moderna contemporanea, anche se oggi è alquanto ipotetico, ipotetico questo, perché con cellulari, computer è assolutamente impossibile vivere staccati dalla società. Insomma, il mondo ti controllerà sempre. Insomma, non citerò Orwell perché sarebbe lapalissiano, ma è ovvio che tutti noi abbiamo un cellulare, tutti i nostri movimenti che facciamo su internet possono essere gestiti. Quindi, come fai a vivere una società? Non dovresti usare cellulari? Le ragazze che non usano cellulari internet, è veramente un'utopia. Però la prendiamo come storia letteraria. Ovviamente ci sarà un efferato, efferati omicidi. È una storia che riguarda molto i bambini, quindi questo mi è piaciuto molto, il rapporto bambini-adulti. La rivolta ovviamente dei bambini verso il mondo degli adulti, che non è un argomento scontato, quindi non c'entra nulla il soprannaturale, è una storia che a me è piaciuta, poi forse perché lavoro in un certo settore, quindi si parla anche di cyberbullismo e quindi di internet, della rete, vedrete che il delitto avrà che, non vi voglio spoilerare la storia, ma avrà a che fare appunto con ragazzi che vengono presi in giro, bullizzati, eccetera, eccetera. Quindi è un argomento che a me, che lavoro nel settore minori, è interessato. Ovviamente a volte le scene sono splatter, però siccome il disegno è molto schematico, questo, insomma, non si capisce, si immagina, ma più che capire si immagina. Questa ragazza viene uccisa ovviamente da qualcuno mascherato, eccetera, eccetera. Dice, questi ragazzi girano mascherati con delle maschere fatte con la corteccia d'albero, insomma, cose che facevo io alla mia età, insomma, negli anni 70 si facevano queste cose, si facevano anche gli archi vabbè, facevamo cose, vabbè, ritorni in memoria del tempo che fu. Quindi è una storia per il lettore di Nandog che può essere assolutamente piacevole, di sincero, che però lascia uno spunto di riflessione, perché non è una storia stupida. Ovviamente non vi dirò che è il capolavoro assoluto del Dylan Dog, che se non avete letto, no, è una storia di altissima qualità. I disegni possono lasciarvi un po' così, nel senso, non so se vi lasciano, però insomma, sono molto. Cioè, però c'è uno stile, cioè questo disegno qui, che è ovviamente sembra abbozzato, però è abbozzato bene, non è abbozzato così alla. Ovviamente è lo stile che deve piacere, se un disegno è un po' difficile dire se un disegno è bello o brutto, insomma, ci sono molti a cui non piace lo stile di Corto Maltese, perché è uno stile che non è come questo, però nel senso che tende molto alla sintesi, alla schematizzazione, cioè Ugo Pratt era partito da un disegno molto accurato e poi, se voi vedete la storia di Mu, è proprio, sono quasi stenografia, insomma, dove il disegno è puramente funzionale alla storia. In alcuni fumetti il disegno è funzionale alla storia, cioè si mette al servizio completamente della storia, come sembra in questo caso. In alcuni fumetti il disegno è praticamente il protagonista del fumetto, la storia è semplicemente accessoria all'abilità artistica del disegnatore. Secondo me bisogna trovare una via di mezzo, nel senso, non, cioè, se il disegnatore è bravo va benissimo, ma se, e questo diceva benissimo Ugo Pratt, il disegno è troppo bello, nel fumetto può creare un problema perché distrae il lettore dalla storia. Se il fumetto è brutto, è ovvio che la storia, per quanto bella, tu vedi questi disegni brutti e dici, dopo un po' lo chiudi. Quello che poi capita a molte graphic novel. Va bene.
Un fumetto che io personalmente consiglio, nel senso il lettore classico di Van Gogh ci si trova come il topo nel formaggio, ovviamente vi deve piacere di Van Gogh, certo? Se non vi piace lasciate perdere, che vi dovete. Sono storie anni 80, quindi anche qui siamo nel filone nostalgia, anche di Van Gogh, un po' secondo me ha ripercorso il filone nostalgia. Le grandi innovazioni di Van Gogh in realtà poi è stata ritornare al di Van Gogh classico, cioè tutta la saga, insomma, che la Meteora, eccetera, eccetera, poi alla fine siamo tornati lì. Questo è l'unico appunto che si può fare a Recchioni, nel senso, ma è quello che si fa, insomma, molto spesso, cioè siamo ritornati proprio, è un ciclo dell'eterno ritorno, poi non so come si svilupperanno le cose, ma comunque di Landau è un fumetto classico della Bonelli che era nel 90. Approfittate finché costa 3,90 perché poi dal mese prossimo anche lui aumenterà. Sì, io chiudo che il fatto che comunque SummerSlam mi costa 3,50 euro, questo un po' mi dà un po' fastidio, ma non per i 90 centesimi, cioè beh, che stai lì a tacchignare a fare il tignoso per 90 centesimi, è che dà un po' brutto. Ecco. Detto questo, vi lascio e vi saluto.